Indicativamente, quanto è che spendi alla settimana per la spesa? Un bordello. Dipende da cosa bevo. Indicativamente 30 euro. 100 euro. 70-80 euro facendo tutto e vivendo da solo. 35 euro. Un centinaio. 30-40 euro. Dai, 180-220 euro. Bene, la media dei miei amici, bene o male anche la mia, è di 70 euro a settimana. In questo video però quello che volevo fare era di spenderne 15. Amici. Ma fa tagliante? 7 giorni su 7, no? Molto importante è comprare direttamente le materie prime, tante verdure, ortaggi, legumi, frutta, latte, farina, uova, cose varie. Date un occhio anche alle offerte del supermercato, magari se trovate cose in sconto possono aiutare, e dimenticatevi soprattutto tutte le cose preconfezionate, i vari dolci, merendine e varie. Questo non per fare il salutista o quello che è sta dieta, no, semplicemente perché li lasciamo da soli. Madonna, madonna, deciso. Anzi, per correttezza ragazzi, non sono 14,96 euro, bensì sono 15,50 euro circa, perché infatti una cosa che non ho comprato perché avevo già in casa la farina. Sono 40-50 centesimi. Che beh, niente, però per correttezza l'avevo detto. La prima cosa che andiamo a fare questa mattina sarà la torta di mele. E per farla ci servono un paio di mele, 3 uova, latte, burro, farina e del lievito. Qua apro una parentesi, come sapete il mio livello di cucina si limita a due piatti: carbonara e amatriciana. Il resto zero. Infatti qui con me ho l'aiuto di fatto in casa da Benedetta. Ci tengo a precisarlo perché non voglio fare la figura di quello che sa cucinare. E questo in realtà è un bene, perché questo fa capire che per fare questi piatti e per cucinare bisogna essere master chef. E la infiliamo in un forno preriscaldato per 45 minuti a 180 gradi. L'odore è devastante. Secondo me abbiamo fatto un bel lavoro. Ora andrebbe fatta raffreddare qua quant'altro, ma ragazzi, io è da stamattina che non mangio niente. 88 diviso 7, sono 11 centimetri. Cioè un pranzo, non una colazione. Porca miseria. 30 centesimi di colazione. Spacca. Buono. Per pranzo manterremo la nostra abitudine, ovvero 100 grammi di pasta accompagnata a 100 grammi 100 ml anzi di sughetto al pomodoro. Semplice, rapido, buono e soprattutto economico. Porca miseria! Oh, certe cose non cambiano mai, eh! Da più tempo di rimanere in salotto ho già steccato. Raga, è una pasta al pomodoro. Spacco. Trovo imbarazzante il fatto che questo piatto mi sia costato 25 centesimi, e questo mi fa pensare tantissimo. Allora ragazzi, stasera facciamo i gyoza, le ravioli giapponesi. Fa i gyoza, non facciamo. Mi tiri la pasta, per favore. È aperto. L'ho tirata. Ciao. Io la lascio, questa battuta di merda. La lascio. Beh, questa ricetta che è una ricetta svuota frigo, quindi potete mettere dentro gli avanzi di 3 giorni fa. Sì, dai, abbiamo un bello. Po' di insalata. Abbiamo carne, mortadella, cipolla e questo è tanto zenzero. Mettiamolo qui. Metto un po' di soia. Si senti? Sa un botto di Giappone. Forse mettevano solo il tuorlo perché così diventa un po' troppo liquido. Forse dovevi dirmelo prima. È una considerazione su quello che vedo. A me va bene uguale, anche perché altrimenti non si mangia. Mi attaccherei al cazzo. Abbiamo sbagliato qualcosa con le quantità. Questo tipo il vecchietto al cantiere che... che rompe i coglioni, sì. Guarda, c'è anche di meglio da sì. Perfetto. Ecco, adesso è la parte più difficile, ovvero chiudere i ravioli. Come tempi abbiamo 20 minuti di preparazione e 10 di cottura. Ora, appena messi
Bomba. Poi se quello è d'accordo. Aspetta che mi si stanno a bruciare gli osa, Matteo, scusami. Sono venuti buoni, lo sai. Lei che dice? Non vedo. Sapete, quindi non ci vedo sarà mai. Madonna. Buono? Madonna. Super morbido, sotto c'è la crosticina. Zenzero. Alexa, qui sono. Sono le 7 e 5 del mattino. Stamattina siamo all'orto mercato di Milano. Qui abbiamo tutte le varie casse di frutta e verdura. Puliamo, dividiamo e organizziamo nelle varie buste per le varie famiglie. Potrà in teoria metterli in microonde, che qua ce l'hanno, ma sono buoni lo stesso anche così. Anzi, questo caldo. Perfetto. Sono le 8:16 di sera. E la sessione è la seguente, sono un po' stanchino, potrei fare un sacco di cose interessanti, ma ce soir andremo di omelette, mortadella e burro. Cosa? Che cazzo mi guardi male? Devo cuocere un po' la mortadella. Nel burro sarebbe non far attaccare l'uovo, se ci metti la mortadella e fai friggere la mortadella col burro, no. Sì, è pronta, spegni il fuoco. Già? Sì, la padella è ancora calda, non è che se spegni il fuoco... Quella magna cruda. Effettivamente un po' cruda. Mi sembrava pronta. Domanda, perché l'hai già girata se non era pronta? Oh! Ma la devi girare! Così l'ho frittata. La mangio così, senti, non mi rompere il cazzo. Sono stanco, ho fame. No, guarda come ti casca per te. E abbiamo fatto la frittata. Stasera mangiamo la frittata, non mangiamo l'omelette. Così tutti felici. Invece è molto buono. Ed è l'omelette perché è cruda, cioè è cremosa dentro. Cazzo se buona. Con del formaggio questa era incredibile. Ma anche così è molto buona. Monsieur e monsieur, j'avais fait l'omelette. J'avais fait pan carré à tous les mots. Bonne nuit. Sai qual è una delle paste più famose al mondo? La carbonara. L'Alfredo, burro e parmigiano. Servirebbe in realtà la pasta fresca. Io non ce l'ho, okay. Potrei, non c'ho voglia. E la saltata con burro e parmigiano e ti esce una meraviglia. Voilà. Erbaggi, frutta, fiori. E questa è bella. In realtà per farlo come quello d'Alfredo ci hanno caricato il doppio del burro. Però... vuole essere leggero. Poca spesa, tanta resa. Il dilemma adesso è: vado leggero o pesante? Ma che ce ne fotte, andiamo pesanti. Toh. Bello. Questo qua è un piatto che mangio sempre quando vado in montagna. Quindi mangiarlo qua a casa mi sta facendo tornare i feels e i throwback di questo inverno. Veramente buono. Note da ricordare, la polenta solo a pranzo, a cena è pesantina. Buongiorno! Buongiorno! Indovina cosa faccio oggi? Faccio le fettuccine fatte in casa. Non mi ricordo, sono due uova, 200 grammi, no? Ok, sì, esatto. Ok, no. Ti ricordi cosa è successo l'altra volta? Sì, è successo l'altra volta. Peggio! Fai. Ho il ragù di ieri sera che è avanzato di salsiccia e... Ci sta. Ma no, sulla vetta è la lavastoviglie. No, la lavastoviglie si chiama Klaus in questa casa. Eccola. Direte, ma che è sto casino? Te stanno a citofonà? No, è Federica. Il lupo perde il pelo ma non il viso. Esatto. Che succede? Dai, così dovrebbe andare bene. Come desideri la grandezza di queste fettuccine? 5, 8, 9? Mi commuovo. Sicura che sono due porzioni? Sono due porzioni per persone normali. Ma noi non siamo normali. Romagna e Sangiovese, c'è sempre nel mio cuore. Yeah. Bra. Un po' spessina,
dovevo spenderci altri 5 minuti a farla un po' più sottile, però è molto buona. Sughetto spa. Prima ho fatto anche l'impasto per fare il pane, perché stasera facciamo gli hamburger. Sono un po' strani. Abbiamo un pezzo di salsiccia, un po' di cipolla e basta. Sono piaciuto un botto. Ti dico, non avevo dato un euro a questa cena, invece mi sa che sarà la più buona da tutte quante. Hai usato. Ma quanto sono bellini. Sono quelli che ti danno l'aperitivo, tipo. Ma quel cucchiaio? Che cosa è successo a quel cucchiaio? Senti nell'insieme quanto il tutto è perfetto. Perché non avevo voglia di mangiare qualcosa di salato al posto della torta. In realtà mangerò anche la torta perché non mi basterà questo qua. Però ho usato le cose che sono rimaste ieri sera, quindi il mezzo uovo, i pomodorini e il pane, per fare un panino con l'omelette. Un gran panino con l'omelette. E che fai? Non lo prendi anche un pezzo di torta? Con l'acqua. Un po' tardino oggi, sono le 3:30. Purtroppo non c'ho moltissimo tempo né per il pranzo e né per la cena, quindi se arrangiamo mi farò una pasta e fagioli. Mazza, non pensavo, perché non ho mille altre cose che servirebbero per dar sapore a queste paste e fagioli, ma l'odore c'è. Sono le 3:58 del pomeriggio. Ci abbiamo messo 20 minuti. Molto buono. Lo sto cucinando meglio adesso che tutti i giorni, realtà. Che cacchio. Devo riscaldarla in teoria. Non l'hai riscaldata? No. È buona comunque. Minchia, buona. Forse un po' tantina, ma va bene, tanto c'ho fame. Oggi mancavano un paio di persone, quindi il lavoro è stato il doppio. E quindi anche la fame ora è il doppio. Perciò anche la pasta sarà il doppio. Porca miseria, mi sa che c'è stato un overbooking di pasta. Saltiamo? No, non saltiamo nulla qua. Ho esagerato, mi sa, con la pasta. Non male, anzi, in realtà sono due. Salvo! Ora, il dubbio è, sgravo o non sgravo? Secondo round, sgraviamo. Ora mi ritrovo nel bivio di prima. Sgravare o non sgravare? Mangiavo così tanto da Natale, mi sa. Penultima cena. Abbiamo un sacco di cose da dispensa ancora, tra cui le patate, che non abbiamo ancora neanche aperto. E quindi stasera ci faremo un buon purè, che non ho mai fatto in vita mia, con delle polpette, che anche queste non ho mai fatto in vita mia. Qui dentro ci metterò la mortadella, ci metterò parmigiano, ci metterò, penso, anche del pane. Mi sono sempre chiesto come si facesse il pan grattato, adesso lo so. Vabbè, tutto sommato sono belline, ne succede 12. Io sto vivendo un cazzo di stress psicologico perché non so come farti la cena. Ah, ma per fare la cena a me? Ma mangerei così le patate, per quanto mi riguarda. Però, come dice il buon Bottura, cucinare è un atto d'amore, devi farlo per gli altri, lo fai per te stesso, è solo sopravvivenza. Bottura è quello che mi fa i camici. Siamo passati ad insultare Cracco, ad insultare Bottura. Non mi permetterò mai più, ecco, maestro. Appunto. Mai più, scotto. Ma la vuoi insultare? Ah. È un po' grumoso perché la patata non è schiacciata bene, però va bene. Le polpettine si stanno a cuocere. Bellissimo. Ma così è buono. Poteva andare peggio. Ma sudava molto peggio, invece non è male. Non so se vale con il nostro video, però oggi, dato che abbiamo fatto un bel lavoro, è un pastificio che vuole offrirci un piatto di pasta. Un piatto di pasta che ovviamente non rifiuterò perché c'ho fame. Però non so se... Vabbè, sì, vale, dai. Ragazzi, buona giornata. Grazie. Ciao. Quindi per pranzo. Abbiamo la pasta di... Mi scusi. Ravioli. Secondo me è magro. Questo. Spinaci, buono in culo. Buonasera. Questo... è tutto quello che ci rimane da questa settimana con 15 euro di spesa. Sfruttiamo al massimo quello che abbiamo. E l'ultima sera impegniamoci e tiriamo fuori un gran bel piatto. Abbiamo essenzialmente tutta la verdura. Donc ce soir, on va faire un plat
tipicamente en français, ovvero la ratatouille. Se li friggessi verrebbero una bomba. Zio bravo, lo dici al tuo amichetto del quartiere. Eccola, pronto obiettivo. Ci siamo. Ci li siamo. Ho spaccato un altro obiettivo. Già. Incidente di percorso. Ergo, 800 euro che fanno così. Vabbè, hai risparmiato sulla settimana del cibo. No. Too soon. E comunque, zio, lo dice al tuo amichetto del quartiere. Oh, chef. Chef di sto cazzo. Pa 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 pa. Magari faremo anche con una... Voilà. Che faccio questi impiattamenti. Del vorrei fare il figo, ma non lo sono. Ecco il risultato. Perché? La salsetta spacca. Sì, salsetta è molto saporita. Melanzane sì, rispetto alla patata. È davvero buonissima. Una settimana con 15 euro. È fattibile? A voglia. Vi dirò di più, penso di aver mangiato più in questa settimana che nelle altre dove spendevo anche magari di più.